Vincenzo, altri 3 punti, a questo punto la salvezza in tasca. Sì, partita difficile perché premetto che questa squadra ha una classifica sbagliata per la qualità della squadra che ha e hanno fatto vedere insomma, che dal punto di vista tecnico è una squadra sicuramente superiore alla classifica che ha. Non è stato facile, finché non l'abbiamo sbloccata abbiamo sofferto, però con grande impegno, con grande umiltà ci siamo messi lì e una volta aperte le marcature abbiamo giocato diciamo, al meglio e i 3 gol sono 3 gol belli, finalmente a lungo Bisenza abbiamo fatto questa vittoria che non era ancora venuta ed è una vittoria che conta perché insomma a 41 punti non siamo tranquillissimi, però insomma quasi. Un Prato che anche nel secondo tempo ha saputo soffrire e ripartire. Beh, sono le nostre armi perché, ripeto, quando c'è da mettersi lì e stare sul pezzo la squadra si esalta in questo senso qui. Una volta andati in vantaggio si sono raddoppiate l'attenzione, la forza, la convinzione di portarlo in fondo. E certo, devo fare un grande merito a questa squadra perché sinceramente a dicembre c'era una situazione molto difficile e complicata. Questi ragazzi hanno riaddrizzato una barca non semplice da rimettere in riga ed è un grande merito loro se il Prato in questo momento è fuori da o probabilmente fuori da una classifica complicata come lo era qualche domenica fa. Hai vinto la tua scommessa con Boganini, bastone e carota, oggi hai giocato una grande gara, una grande gara. Beh, un giocatore che in questo momento noi non possiamo farne a meno, anche se è un po' stanco, speriamo che questa settimana recupera, però è veramente in un momento di grande entusiasmo, sta giocando alla grande, un giocatore che secondo me è di grande prospettiva, il Prato sicuramente farà in modo di tenerselo perché è un giocatore dalla tecnica importante e poi insomma vede la porta come pochi. Diciamo la salvezza ormai si può dire è quasi in cassaforte, c'è anche spazio per altri obiettivi? Sì, nulla vieta di pensare a qualcosa in più, è chiaro che prima ci mettiamo al sicuro con qualche altro punto, è chiaro che poi dopo ci divertiremo a giocare le prossime partite, non è escluso che si possa anche centrare l'obiettivo dei playoff. Però insomma intanto godiamoci questo momento e poi per alzare l'asticella c'è tempo.